Buongiorno raga, bentornati al canale, come sempre Giù di Muscoli a Vita. Mi sono fatto la barba, sembra che ho 4 anni di meno, però vabbè. Oggi è mercoledì mattina, mi sono appena fatto una doccia. Sto andando all'università, ci abbiamo 2 ore di manufacturing. Sto usando questo nuovo software che si chiama Simio, non so se alcuni di voi lo usano, per praticamente fare tutta la pianta di produzione, fare tutto il layout e vedere tipo come ottimizzare i vari processi. Il mercoledì è una giornata pazzesca all'università perché ci abbiamo solamente i corsi la mattina fino all'una e poi dall'una in poi è Sports Day, quindi prende la priorità assoluta a tutti gli sport. Ci sta un sacco di gente che fa parte delle squadre, le prime squadre di rugby, di calcio, fanno tutti i tornei con le altre università, sono veramente delle bestie. Io ho provato a giocare a calcio all'università, ma ragazzi, cioè, in prima squadra sono praticamente quasi professionisti, quindi niente da fare. Detto questo, però, la cosa figa è che tutti si vestono con la tuta, tutte le ragazze stanno con i leggings. Quindi questo è il piano di stamattina: andiamo prima all'università fino all'una, poi forse rimango per fare un attimino l'ultimo progetto che devo consegnare, che è su Simio. Poi andremo ad allenarci in palestra. Però voglio parlarvi in questo video di come potete anche voi aumentare la vostra forza e aumentare più carico col passare del tempo, che so che alcuni di voi fanno un pochino difficoltà. Quindi godetevi questo video, lasciateci un bel like se vi piace e iniziamo. Bentornati ad un altro voiceover. In sottofondo vedete il mio push workout di forza, in cui ho fatto un nuovo personal record con 4 serie da 4 ripetizioni con i 42,5 kg sui manubri, come potete vedere in queste clip. Daglie. Mentre scorro le immagini, volevo darvi 4 consigli su come aumentare la vostra forza, che, come sapete, è correlata con la crescita muscolare, quindi è molto molto importante diventare più forti col passare del tempo. In primis, sarete più forti se state in surplus calorico rispetto a se state in mantenimento o in definizione, ovvero il deficit calorico. Perché se c'eravate, ad esempio, l'estate scorsa in cui stavo in definizione, le mie calorie stavano al di sotto le 2500 kcal al giorno, non alzavo mica i pesi che alzo adesso. Adesso sto in surplus calorico da tipo 5 mesi praticamente, infatti sono bello più forte. E questo è perché il vostro corpo vuole restare in omeostasi, o homeostasis in inglese, ovvero non vuole mettere su massa muscolare ma mantenere il proprio peso attuale. E questo è soprattutto vero per i soggetti cosiddetti hard gainer, quelli che fanno davvero difficoltà a mettere massa. Però quando andate in surplus calorico, andate forte in palestra, il vostro corpo ha tutta questa energia in più e quindi se l'applicate ai pesi risulta una presa di forza maggiore. Quindi il primo consiglio è di stare in surplus e iniziare a mangiare di più. Secondo luogo, dovete seguire un programma di allenamento impostato correttamente, senza un eccessivo volume o senza troppo poco volume e in multifrequenza per stimolare quella sintesi proteica e la crescita muscolare. Alcuni esempi dei miei split preferiti sono, ad esempio, se vi allenate 2 volte a settimana, decisamente il full body. È l'unico modo per colpire ogni gruppo muscolare 2 volte a settimana e quindi è l'unico modo effettivo se volete andare 2 volte a settimana e vedere i risultati. Se andate 3 volte a settimana potete fare un full body 3 volte a settimana, altrimenti potete fare un full body, poi upper body, poi full body. Quindi in questo modo colpireste la parte superiore 3 volte a settimana, mentre fareste gambe solamente 2 volte a settimana, che comunque va sempre bene, è sempre multifrequenza. Se invece vi allenate 4 volte, consiglio upper lower, se andate 5 volte push pull legs, upper lower, ho già fatto altri video al riguardo. Se andate 6 volte invece il solito push pull legs, repeat, che è quello che faccio io in questo momento praticamente, quindi push pull legs. Terzo consiglio, molto importante seguire una sorta di progressione. Non ha senso andare sempre al cedimento muscolare o di includere drops o superset di continuo o di recuperare massimo 30 secondi, 60 secondi tra ogni serie, come vedo in tante schede nelle palestre italiane, o di usare sempre uno spotter che vi aiuta a fare delle ripetizioni forzate in più. Questo dovrebbe solo essere fatto qualche volta come tecnica di accumulo di metabolites e di muscle damage, ma questo non è correlato con la crescita muscolare e la forza. Quindi, se siete principianti, una semplice progressione lineare funziona alla grande, come dimostra appunto la scienza, mentre se vi allenate già da direi più di un annetto o qualche anno, allora una sorta di DUP, o Daily Undulating Periodization, in cui periodizzate il carico, l'intensità,
È consigliato per stimolare meglio i muscoli, stimolarli in modo diverso, in modo alternato ad ogni sessione. Comunque, detto ciò, provate ad allenarvi restando tra l'una, le due, le tre ripetizioni dal cedimento su tutti i movimenti composti e anche su quelli di isolamento, tranne proprio le ultime serie di questi di isolamento in cui potete andare al cedimento. Fate le cose da soli, scrivetevi giù i carichi nel vostro diario, nel telefono, io uso semplicemente le note sull'iPhone e provate a migliorarvi di sessione in sessione. Quarta ed ultima cosa, questo sembra un pochino stupido, ma è veramente molto molto efficace se lo fate, dovete bere acqua, ragazzi. Ricordatevi, il muscolo è composto 70-80% di acqua, quindi dovete essere ben idratati e dovete dormire almeno 7-8 ore a notte, ma sempre ogni singola notte, cioè non una volta ogni tanto, no. Minimo 7 ore a notte, questo fa un sacco di differenza negli articoli scientifici, viene sempre riportato quanto chi perde ore di sonno non le recupera e spesso perde in forza, quindi so che è difficile, ma provate il più possibile a dormire quanto riuscite. Poi, ad esempio, io che molto spesso dormo 5-6 ore a notte, mi faccio la caffeina pre-workout 200 mg e il pre-workout, anche se non dormite abbastanza, fa comunque spaccare ad ogni sessione perché i vari ingredienti, la caffeina, hanno un effetto sinergistico e andate veramente forti. Quindi, questi sono i miei quattro consigli. Se siete forti e ne avete altri, fatemi sapere nei commenti. Aiutate anche altra gente che magari è principiante, aiutateli a diventare più forti con i vostri consigli. Detto questo, spero vi sia piaciuto qua. Fino a qua il video, lasciateci un bel like e godetevi la fine. Mi sono appena cucinata la mia cena, c'ho qua un po' di riso e due hamburger con 50% ridotto in grasso. Se trovate 50% ridotto in grasso e non avete problemi con le calorie in surplus, ve lo consiglio sempre. E ci mangio accanto la solita iceberg che ormai conoscete, questa è un'impasto che faccio abbastanza spesso. Finisco di vedere la Juve e ci vediamo dopo. Ragazzi, è 1:10, voglio concludere qua il video, gli altri stanno a dormire. Io faccio di tutto per continuare a portarvi dei video perché mi piace il fatto che posso aiutare alcuni di voi, anche se siete silenziosi, magari non commentate. Però vi ringrazio a tutti del supporto, spero vi piaccia questo video, lasciateci un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, seguitemi su Instagram, ragazzi, che mo che arriva il Natale, penso che posterò tutto là, quello che mangio, come faccio a restare in forma, eccetera, eccetera. Ci vediamo nel prossimo, ciao! So how does it feel to let go?